I carabinieri hanno smantellato due gruppi di malviventi per il furto e riciclaggio di rame nei parchi eolici in Molise, nord della Puglia, Basilicata e Campania. Dopo il decreto spalma debiti del governo Meloni, il Movimento 5 Stelle condanna la mancata approvazione del bilancio regionale di previsione. Articolo 1 non correrà con i propri candidati nella lista del PD al voto regionale di giugno e rottura tra i due movimenti politici del centro-sinistra. Il Comitato Verità e Dignità Vittime Covid si oppone alla nuova archiviazione della Procura della Repubblica sulle centinaia di decessi per il coronavirus. Ben ritrovati con l'informazione di TLT. Iniziamo dalla cronaca: furto e riciclaggio di rame nei parchi eolici del Sud Italia. I carabinieri delle compagnie molisane e pugliesi hanno smantellato un'associazione a delinquere. Arresti, denunce e perquisizioni in carcere rumeni, italiani e albanesi. Vediamo. I carabinieri dei comandi di Campobasso e della Puglia hanno smantellato due gruppi criminali molto pericolosi di origine rumena, dediti a furti e ricettazione di rame dagli impianti eolici del Foggiano, ma anche di Barletta, Andria, Trani, con sconfinamenti a Ururi e San Martino in Pensilis per il Basso Molise, Melfi in Basilicata e nell'entroterra Campano. 13 furti accertati dai militari dell'Arma che, dopo una serie di sopralluoghi e perquisizioni, hanno finora recuperato circa 600 kg di oro rosso. 7 le persone arrestate, 4 ricercate, 18 quelli indagati, un centinaio i carabinieri che hanno portato a compimento l'operazione coadiuvati dalle unità cinofile. Questi gruppi criminali agivano ed erano stanziali sostanzialmente della Puglia, anche se nell'indagine sono rientrati furti e ricettazioni, perché erano gruppi diversi che operavano come autori dei furti, come autori di una prima ricettazione che poi veniva a sua volta articolata attraverso una ricettazione finale. Gli autori di tutta questa attività vivevano ed erano stanziali nelle Puglie e tuttavia i reati che sono stati accertati nel corso di questa indagine sono stati commessi anche nelle regioni del Molise, da cui siamo partiti, nei comuni di San Martino e di Ururi, della Basilicata, perché abbiamo anche Melfi tra i posti che sono stati oggetto di reato, e addirittura della Campania, la provincia di Benevento. Un'attività capillare, iniziata con un sopralluogo fatto molto bene da parte delle forze dell'ordine, continuato con una serie di attività anche di natura tecnica importanti, che hanno portato a circoscrivere questa associazione a delinquere per la quale è stata poi data misura cautelare da parte del GIP che è stata eseguita questa notte. È importante per il green perché gli attacchi, furti principali sono furti ai danni delle pale eoliche e dei parchi di generatori di energia. Il danno è notevole perché non è solo il danno da furto del rame che è l'elemento principale sul quale si basa la trasmissione dell'energia elettrica, ma è un danno all'intera economia. Dell'economia verde, l'economia green, perché l'attacco a una pale eolica, a un parco eolico, evidentemente è un attacco alla produzione dell'energia e quindi delle energie alternative. Sappiamo perfettamente che il mercato è florido, il mercato nero è florido, quindi continueranno, stanno continuando, però noi siamo presenti comunque sul territorio, cerchiamo un attimino di infrenare il più possibile questo fenomeno delinquenziale, però come ha detto la procuratrice, non ci sono gruppi autoctoni presenti nel Molise, ma ci sono gruppi, orde di delinquenti che vengono in Molise a commettere questi furti, a fare danni sul territorio. Proseguiamo con la cronaca. Sono già una decina le denunce ricevute dalla Polizia Postale di Isernia riguardo ignoti truffatori che, spacciandosi per dipendenti di Poste Italiane, stanno contattando telefonicamente
titolari di ristoranti e pub, comunicando loro la scadenza imminente di un falso assegno dell'INPS relativo alle misure governative di aiuto alle attività commerciali durante l'emergenza Covid. La tecnica utilizzata è quella di indurre le vittime a recarsi ad uno sportello bancomat facendogli credere che riceverà il pagamento dell'assegno direttamente sul conto corrente sulla carta. Al contrario, la vittima del raggiro, seguendo le istruzioni fornite dal presunto acquirente, eseguirà invece una ricarica a favore dei malviventi. Il decreto spalma debiti e la mancata discussione ed approvazione del bilancio di previsione sono stati al centro della conferenza dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. I consiglieri regionali del gruppo del Movimento 5 Stelle hanno voluto convocare una ultima conferenza stampa per entrare in merito ad un'azione, in verità molto esaltata dalle compagini del centrodestra e soprattutto dai parlamentari Lotito e Della Porta. Quella del decreto cosiddetto spalmadebiti, che di fatto, senza alcun appoggio economico del governo, vincola la Regione Molise a restituire nei prossimi 10 anni le quote di un debito pari a 150 milioni di euro. 15 milioni di euro l'anno che si aggiungono agli altri 19 milioni che già vengono sottratti alle risorse da investire, una questione che di fatto blocca ogni possibilità di ripresa. Intanto chiedono venga portato in aula il bilancio di previsione 2023. Non parliamo di ulteriori finanziamenti che arrivano al Molise, ma è semplicemente una norma che permette al Molise di spalmare il debito in 10-15 anni. Quindi non è che qui stiamo risolvendo i problemi, stiamo semplicemente tamponando una questione con un intervento tecnico. Di fatto è quello che è accaduto sempre ad opera di Lotito per la Serie A, per il campionato di calcio. Lì è stato permesso ad alcune squadre di spalmare i debiti in un decennio. La stessa cosa è stata prevista per la Regione Molise. La differenza è che nella Regione Molise non circolano gli stessi soldi che circolano nella Serie A. Non ci sono sponsor, non ci sono entrate che permettono alla Regione di rinsavire, e questo è il dato più preoccupante, perché in tutto questo contesto poi vediamo in questi giorni che si annunciano bandi, assunzioni, finanziamento e tutte cose che non potranno poi andare a termine, perché di fatto è una regione senza bilancio. Da 3 mesi questa regione è ferma e ancora non ci si rende conto dell'assoluta mancanza di responsabilità, sia etica che politica, perché di fatto, non avendo approvato il bilancio di previsione, noi siamo ancora in piano di rientro. Quindi una cosa è la gestione ordinaria dell'azienda regione, che è ferma da 3 mesi. Poi adesso si aggiunge quest'altra ipotesi, che io mi auguro che dopo questa conferenza stampa veramente ci riflettino sia i deputati, sia Lotito, sia Cesa, che sono persone pure responsabili, che hanno amministrato anche sia la politica sia le proprie aziende. Però devono convincersi che devono dare una mano alla Regione Molise, che non è questa. Questa qua serve per ingessare la Regione Molise ancora di più anche nel nuovo corso. Quindi è ovvio che è possibile, perché se non vediamo che Toma entro il 24 giugno non riunisce il Consiglio regionale, lui e Micone soprattutto, che è il Presidente del Consiglio, che dovrebbe avere anche un minimo di responsabilità, significa che vogliono ingessare tutto per il dopo, ma mi sembra una cosa veramente evidente. Quindi aspettiamo di vedere qual è il testo finale del decreto, e come ripeto, il mio invito a tutta la politica di destra di essere molto attenti, ma soprattutto responsabili di quello che stanno facendo, perché altrimenti la colpa della chiusura della Regione Molise è loro. Non si stanno risolvendo i problemi della Regione Molise, si sta semplicemente prendendo atto che ci sono i problemi, e lo si sta facendo con 5 anni di ritardo, perché questi sono provvedimenti che dovevano arrivare il primo giorno della legislatura, non l'ultimo giorno di legislatura, facendoli passare come un successo, perché non c'è nulla da festeggiare. Qui è messa seriamente in discussione la sopravvivenza dell'autonomia della Regione Molise, oggi garantita solo dal fatto che è scritto in Costituzione, ma da domani mattina davvero bisogna ragionare su come riformare la Regione, e forse immaginare anche una riforma costituzionale seria che possa permettere al Molise di esistere e di andare avanti con dignità.
Proseguiamo con la politica. Articolo 1 non correrà con i propri candidati nella lista del Partito Democratico alle elezioni regionali di fine giugno. A parere dell'esponente politico e segretario regionale Francesco Totaro, infatti, non ci sono le condizioni nella lista del PD per rappresentare in Molise la necessaria discontinuità con il recente passato al fine di candidarsi per essere una reale forza di cambiamento. Indagini sulla pandemia, nuova richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Campobasso ed ennesima opposizione del Comitato Verità e Dignità per le vittime del coronavirus. Ancora una volta la Procura di Campobasso chiede l'archiviazione per le morti da Covid in Molise. Le indagini volte ad accertare le responsabilità derivanti dalla denunciata malagestione dell'emergenza pandemica erano state prorogate di 3 mesi su disposizione del GIP, che aveva preso atto degli stralci che la Procura aveva fatto grazie alle denunce e alle opposizioni formulate dal Comitato Verità e Dignità Vittime Covid-19. Il GIP aveva così concesso alla Procura un tempo congruo per sentire tutti i medici citati dal Comitato. I sanitari interrogati dal NAS si sarebbero avvalsi espressamente della facoltà di non rispondere. La Procura ha dunque richiesto l'archiviazione sostenendo che per i pazienti delle vittime ci deve essere un colpevole ed una sola e la sentenza giusta, la condanna. Il Comitato, dopo aver precisato che procedimenti tuttora in corso relativi alla criticità dell'impianto di ossigenoterapia, la mancata realizzazione della torre Covid, l'extra budget, la sussistenza dei titoli in capo ai dirigenti ASREM sono stati attivati grazie alle denunce, si è opposto alle richieste di archiviazione. Per lo stesso, non tutti i medici si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dalla documentazione fornita da alcuni indagati, inoltre, si evincerebbe come le condotte dei vertici ASREM sarebbero omissive e commissive. Dal canto loro, i parenti delle vittime ribadiscono di non chiedere sentenze di condanna a tutti i costi, ma che si faccia luce sui motivi del disastro con indagini attente. Ad oggi, dopo 3 anni dall'inizio della pandemia e dopo 2 anni di indagini, nessuna verità è stata ancora scritta nelle attività istruttorie dei procedimenti penali attivati. La Guardia di Finanza di Teramo ha effettuato un controllo ad Alba Adriatica in una ditta che opera nel commercio di abbigliamento e bigiotteria. Durante l'attività i finanzieri hanno rinvenuto oltre 9.000 oggetti relativi al marchio Pokémon ed altri articoli destinati ai ragazzi. Articoli tutti contraffatti per un totale di 19.000 pezzi. Allo scalo portuale di Termoli i dati confermano un più 6% di navi e l'incremento delle merci nel primo quadrimestre di quest'anno. Una struttura in espansione negli ultimi 5 anni, importante per la crescita del Molise intero. I lavori di ammodernamento del porto stanno producendo risultati e vantaggi economici significativi. Inoltre, tra pochi giorni sarà inaugurata la nuova stazione marittima. Fino a 72 rate per pagare i debiti tributari, questa è la modifica del regolamento delle entrate nell'ultima seduta del Consiglio Comunale a Palazzo San Francesco di Isernia. Andiamo a vedere. Con 17 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astenuti, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Isernia è stata approvata la modifica al regolamento delle entrate, una manovra per andare incontro ai cittadini in difficoltà nei pagamenti del debito tributario. Angelo Iannone, assessore al bilancio, ha illustrato la proposta di delibera nella quale è previsto l'ampliamento delle rate mensili da 36 a 72, 6 anni al posto di 3 per mettersi in regola. Chiunque voglia ottenere tale agevolazione dovrà presentare una richiesta all'ufficio comunale preposto. Una rateizzazione che sarà differenziata a seconda dei debiti tributari. Per quelli superiori a 20.000 euro l'amministrazione ha previsto la polizza fideiussoria per tutelarsi in caso di inadempienze. Un punto all'ordine del giorno nell'ultima seduta dell'assise civica di Palazzo San Francesco, che ha ricevuto sia l'astensione ma anche il voto negativo da parte delle minoranze. Un atteggiamento incomprensibile questo, si legge in una nota di Isernia Futura appartenente al gruppo consigliare di maggioranza. Dopo la riduzione di diverse tariffe di competenza comunale è stato compiuto un ulteriore passo a sostegno dei cittadini, un modo per alleggerire il bilancio delle famiglie isernine.
Da oggi i lavori di ammodernamento nell'ufficio postale di Torella del Sannio per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza durante il periodo dei lavori. Poste Italiane garantirà agli utenti la continuità dei servizi attraverso uno sportello dedicato nell'ufficio postale di Fossalto dal lunedì al sabato in orario mattutino. La Fondazione Neuromed ha donato un defibrillatore agli studenti e alla cittadinanza di Pesche di Isernia. La cerimonia ufficiale di consegna ci sarà domani mattina alle ore 11 nell'edificio scolastico del paese. L'Università degli Studi del Molise ospiterà fino a domani un evento importante, vale a dire il congresso dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale. Alcune centinaia gli ospiti che sono arrivati a Campobasso per partecipare al congresso dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale. L'appuntamento nell'Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise, dove numerosi professori, ricercatori, giovani studiosi, avvocati, consulenti, magistrati, giudici della Corte Costituzionale e varie autorità si confrontano sulle tematiche del lavoro e delle sue trasformazioni. Ascoltiamo la referente scientifica dell'evento a carattere nazionale, la professoressa Luisa Corazza, ordinario di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Economia e direttrice del Centro di Ricerca di Ateneo per le aree interne e gli Appennini dell'Università degli Studi del Molise. Il lavoro è da sempre al centro della nostra vita. È in continuo cambiamento e io penso non finirà mai di cambiare. Le regole del lavoro sono in cambiamento perché in cambiamento è la società, è l'economia e quindi in qualche modo il diritto insegue. Io credo che questo convegno sia un'occasione importantissima perché dimostra come la riflessione scientifica, i ricercatori, gli studiosi, l'università, l'accademia siano continuamente sul tema delle trasformazioni e in questo caso sulle trasformazioni dello spazio e del tempo. Quindi tratteremo tutti i temi nuovi e nuovissimi, come per esempio il lavoro e le nuove tecnologie, il cambiamento che le nuove tecnologie hanno determinato sull'organizzazione del lavoro nello spazio e nel tempo e quindi, come dicevo anche nell'introduzione alla giornata di oggi, nel rapporto tra il lavoro e i territori. Io direi che le nuove tecnologie sono tra gli elementi che più hanno trasformato il rapporto tra le persone e il proprio lavoro. Oggi noi sappiamo che lavorare è possibile in tanti modi diversi, anche grazie alle nuove tecnologie, e proprio queste opportunità sono le opportunità che vanno in qualche modo a ridisegnare il perimetro della prestazione lavorativa e del rapporto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro. Per noi è un grande onore che l'Associazione degli Studiosi del diritto del lavoro ci abbia scelto. Abbiamo avuto un grande successo perché con più di 370 iscritti credo che sia uno dei convegni AIDLAS, se non il più partecipato di questi anni. Speriamo di fare nel nostro meglio, nell'accogliere i nostri ospiti come il Molise sa fare quando vuole. Esercitazione di protezione civile sul soccorso in galleria oggi a Carovilli, un'attività dei vigili del fuoco di Isernia con il coordinamento della prefettura e la collaborazione di Fondazione Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana. È stato simulato l'incidente di un treno passeggeri in una galleria ferroviaria. L'estate è alle porte, abbiamo cambiato argomento sulla riviera adriatica di Molise e Abruzzo. Le capitanerie di porto, sono state chiamate al rispetto delle normative di sicurezza e a prevenire eventuali danni al sistema marino. La stagione estiva balneare 2023 vede nuove disposizioni regionali che riguardano la gestione del demanio marittimo nello scenario turistico. Una nuova regolamentazione delle aree turistico-ricreative che interessano le zone del litorale da Martinsicuro in provincia di Teramo fino a Campomarino, integrando anche le isole Tremiti. A vigilare affinché vengano rispettate le normative di sicurezza balneare proposte dalla Direzione Marittima dell'Abruzzo e del Molise, la Guardia Costiera. Di particolare importanza è la fascia di 5 metri dalla battigia,
comunemente chiamata bagnasciuga, la quale dovrà essere sempre lasciata libera per le emergenze. Il compito del Corpo delle Capitanerie di Porto è quello di prevenire condotte illecite, pericolose, in mare e nelle zone limitrofe, affinché si preservi il patrimonio e l'ecosistema marino. Le ordinanze di sicurezza balneare sono consultabili sui siti istituzionali dei comandi di Pescara, Ortona, Termoli, Giulianova e Vasto. Restiamo sul litorale, a Termoli è partito oggi pomeriggio il laboratorio di lettura condivisa da un'idea di diffondere la cultura pedagogica. Il laboratorio è curato dalla educatrice e pedagogista Leonarda Suriano nei locali della biblioteca comunale. I prossimi appuntamenti ci saranno il 1, l'8 e il 15 giugno. Invece questa sera alla Casa del Popolo a Campobasso c'è stata la presentazione del volume Il nemico non ha pietà, secondo romanzo di Marco Boba. Nel corso dello stesso appuntamento, raccolta di fondi e materiali utili a sostegno delle popolazioni della Romagna colpite dall'alluvione. Fino a domenica 28 a Campobasso ci saranno numerose iniziative culturali e letture musicate relative al Festival Itinerante Nazionale Libro Orchestra dedicato all'infanzia. Campobasso è una delle 7 città in cui si svolgerà, nel periodo fino a settembre 2023, il Festival Itinerante Nazionale dedicato all'infanzia. L'iniziativa, giunta alla terza edizione, ha per titolo Libro Orchestra perché si tratta di proposte culturali legate alla letteratura per bambini e ragazzi e alla musica. Il tutto in un percorso fortemente formativo che si articola attraverso momenti laboratoriali, incontri, tavole rotonde, seminari, letture musicate e spettacoli. Con uno sguardo privilegiato all'infanzia, che è sempre una parte, come dire, un po' residuale, al contrario di quello che deve essere e dovrebbe essere, perché quando noi diciamo che i bambini sono il nostro futuro, rischiamo di pronunciare una frase che diventa poi retorica, se a tutto questo non si accompagna poi un effettivo investimento e un'effettiva attenzione nei confronti del mondo dell'infanzia e dei bambini, attenzione che si rende tanto più necessaria in questo momento in cui usciamo da anni che hanno notevolmente accentuato la distanza tra aree geografiche, tra classi sociali, e i primi a farne le spese sono stati appunto i bambini all'interno delle scuole e fuori dalle scuole, e quindi progetti che si rivolgano in modo particolare al loro benessere, alla loro crescita e allo sviluppo dello spirito critico come adulti consapevoli, credo che siano elementi a cui dare grande attenzione. Biperbanca è sempre attenta a tutto ciò che è educazione, inclusione, integrazione culturale. Nel caso specifico la banca ha inserito il programma, il progetto Libro Orchestra in una sezione dedicata all'infanzia e in un progetto molto ampio con il quale in sintesi promuove l'educazione alla lettura. Quindi per noi è essenziale, importante nelle azioni quotidiane, sia in quelle bancarie ma in quelle giornaliere quotidiane, cercare di promuovere il benessere e la cultura dei nostri territori e delle persone che li abitano. Sottolineo l'aspetto di particolare qualità legato all'atelier di Elisabetta Garilli, e quindi da parte nostra davvero i complimenti al Comune, alla Fondazione per aver invitato nuovamente questo team di artisti qui a Campobasso, e l'invito a tutto il pubblico a essere presente perché siamo veramente di fronte a artisti di qualità eccelsa, quindi l'invito a tutti quanti ad essere presenti nelle giornate che seguiranno. In questi giorni e fino a domenica 28 maggio le varie iniziative. Oggi all'Unimol, all'Aula Aratro, un seminario sulla musica disegnata e un po' strampalata, e alla Sala Fermi della Biblioteca di Ateneo una tavola rotonda sulla musica incontrata. Sarà presentato domani pomeriggio alla Sala della Costituzione a Campobasso il libro Empatia e Passione di un medico di famiglia, scritto da Carlo Musenga, professionista che per molti anni ha svolto questo importante compito.
con lui numerosi amici che interverranno a sottolineare l'importanza sociale e culturale del libro. Adesso, come ogni giorno, spazio al meteo. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Pressione in aumento oggi su Molise e Abruzzo, rovesci temporaleschi nelle zone montane interne, bel tempo dalla sera. Le temperature sono previste in Molise tra la minima di 13 gradi a Campobasso fino alla massima di 24 ad Isernia, per l'Abruzzo invece dai 14 gradi dell'Aquila ai 24 di Chieti, ventilazione da nord-est, poco mosso il mare Adriatico. Sulle due regioni domattina ancora sole e alta pressione, valori climatici stazionari o in leggero rialzo, correnti settentrionali. Calcio giovanile in apertura della pagina sportiva. Sui campi a Campobasso, Gambatesa, Mirabello Sannitico, Ricci e Trivento si svolgeranno le gare della seconda edizione del torneo di Corpus Domini per la categoria Under 17. Vi prenderanno parte le società Bari, Frosinone e le rappresentative dei comitati regionali di Campania, Lombardia, Molise e Puglia. Le gare di qualificazione si svolgeranno dal 7 al 9 giugno, mentre la finale ci sarà sabato 10 giugno allo stadio Selva Piana della città capoluogo. Importanti riconoscimenti per gli atleti del Comitato Italiano Paralimpico durante l'ultima giornata regionale dedicata in Molise allo sport. Andiamo a vedere. Alla giornata regionale dello sport che si è svolta ad Isernia su iniziativa del Consiglio regionale del Molise non potevano mancare importanti riconoscimenti per gli atleti del Comitato Italiano Paralimpico. Tante premiazioni per gli atleti paralimpici ed è per me una grande soddisfazione vedere tanti ragazzi sul palco, perché è un momento quasi di... in cui si capisce quanto lavoro è stato svolto da parte dei ragazzi, quanto impegno c'è stato per prepararsi, per allenarsi e per partecipare alle gare. Gli sport paralimpici sono particolarmente difficili, quindi l'impegno di questi atleti è veramente altissimo. E noi come comitato regionale lavoriamo tanto per la promozione dello sport, ma il lavoro successivo alla conoscenza dello sport e all'avvio allo sport è un impegno della federazione, quindi io ringrazio le federazioni paralimpiche e anche le federazioni olimpiche che lavorano con noi e che collaborano per lo sport degli atleti paralimpici. I progetti del comitato sono veramente tanti, li stiamo realizzando e stiamo coinvolgendo un certo numero di ragazzi nuovi che finora non si erano mai avviati allo sport, avvicinati allo sport, e questo è particolarmente importante perché lo sport è fondamentale per tutti, ma soprattutto per una persona che ha una disabilità. Prende forma il Memorial Gianluca Battistini, rally automobilistico giunto alla 30ª edizione tra i tornanti della provinciale gildonese, in programma il 3-4 giugno. Il percorso che si presenterà ai piloti sarà quello di un tracciato tecnicamente valido nel quale si alternano tratti veloci a tratti guidati. La due giorni dedicata allo slalom si aprirà sabato pomeriggio con le verifiche, mentre la domenica mattina ci sarà il via alle tre salite ufficiali.
Siamo in chiusura, domani sera nell'area di Selvapiana a Campobasso si alzerà il sipario della seconda edizione della Wolf Driver, un raduno motoristico per favorire lo scambio di idee e progetti innovativi nel campo dell'automobile. Bene, con questa notizia è veramente tutto, grazie, a risentirci alle prossime edizioni.